Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un video tutorial. Avete presente la torta al limone del Mulino Bianco? Ecco, a me piace tantissimo quella torta. Io ho pensato, perché non provare a realizzarla in casa e vediamo un po' che cosa viene fuori. Quindi è quello che ho fatto oggi. Sono andata a realizzare in casa questa torta e andiamo a vedere insieme come si fa e qual è stato il risultato. Per la crema al limone avremo bisogno di 180 g di zucchero, 50 g di fecola, 250 ml di acqua e 50 ml di succo di limone. Per la torta invece ci servirà una base di pasta frolla e poi ci serviranno 3 etti di farina, 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, due uova e uno yogurt. Per fare la crema al limone dobbiamo aggiungere prima la fecola e lo zucchero e mescolare insieme. Poi andremo ad aggiungere gradatamente i 250 ml di acqua. Quando li aggiungete, ovviamente cercate di mescolare piano piano in modo da addensare tutta la crema. Così, in modo da ottenere un composto comunque abbastanza denso. Una volta che abbiamo aggiunto i 250 ml di acqua, andiamo a cuocere a fuoco lento finché non si sarà addensato tutto il composto. Dovrà più o meno raggiungere la consistenza di un budino, quindi andiamo a cuocere a fuoco lento. Dovrete ottenere una consistenza come questa, quindi molto molto densa, proprio come se fosse un budino, insomma, anche un po' di più. Adesso che avete ottenuto questo, andate ad aggiungere il limone. Quindi 50 ml di limone. Adesso che avete ottenuto una consistenza di questo tipo, dovrete andare a mettere questa crema sopra a una base di pasta frolla. Adesso che abbiamo sistemato la pasta frolla nel tegame, dobbiamo andare ad aggiungere la crema di limone. Lasciatene sempre un pochino per la guarnizione. Quindi la andiamo ad aggiungere e ne lascio un po', tanta così, quindi non tanta per la guarnizione. Andiamo a stenderla bene sulla base di pasta frolla. Ecco qua. Adesso, intanto questa la lasciamo raffreddare un pochino. Adesso andiamo a fare la parte superiore, che dovrà essere esattamente l'impasto di una torta margherita, però la andiamo a fare insieme. Adesso andiamo ad aggiungere lo zucchero alle due uova. Gli ingredienti ve li ho dati all'inizio del video, quindi ve li ricordate, comunque 150 g di zucchero, due uova che andiamo ad aggiungere insieme. Mescoliamo zucchero e uova. Potete usare anche una frusta elettrica se preferite. Io adesso lo faccio a mano, però insomma potete utilizzare anche la frusta elettrica. Poi andiamo ad aggiungere lo yogurt. Mescolate zucchero, uova e yogurt. Poi andate ad aggiungere gradatamente la farina, mescolate, aggiungete anche la bustina di lievito per dolci, mescolate tutto il composto fino ad ottenere una consistenza abbastanza morbida. Adesso che ho ottenuto un composto di questo tipo, lo devo andare a mettere sopra alla crema al limone che avevo già messo sopra allo strato di pasta frolla. Quindi vado a prendere la pasta frolla di prima e, facendo attenzione a non ripiegare i bordi, vado a versare sopra l'impasto. Esattamente così sopra. Ecco
Ovviamente ve lo andate a sistemare bene in modo che prenda bene anche ai lati. I bordi, se potete, non ripiegateli, lasciateli così perché poi la torta andrà a lievitare, quindi è meglio che i bordi rimangano così. Se poi, vabbè, se poi vi cadono non succede nulla, però diciamo che è meglio se rimangono in questo modo. Adesso vi ricordate che avevamo ancora un pochino di crema di limone? Andiamo a prendere una siringa per dolci oppure, se preferite, una sacca poche, come volete. Io adesso utilizzo la siringa. Andate a mettere la crema al limone che è rimasta all'interno della siringa e andate a creare un motivo che voi preferite. Io vado a creare un motivo, diciamo così, insomma, di questo genere. Ovviamente questo lo potete scegliere in base alle vostre preferenze. Io vado a creare proprio una cosa semplice di questo genere. Ok. A questo punto vado a mettere in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Io spero che voi la vediate, ve la faccio vedere più da vicino. Ecco, il risultato finale più o meno è questo. La vado a infornare e ci vediamo dopo. Questo è il risultato della torta al limone. Come vedete è molto carina esteticamente perché è avvolta, diciamo, vedete, da questo strato di pasta frolla e poi sopra ha questo disegno molto carino, insomma, originale. Io vi do appuntamento al prossimo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Un bacio a tutti!